Buonasera a tutti. Prima di iniziare vorrei comunicarvi che il presidente, dottor Palagiano, ha avuto un contrattempo all'ultimo momento, per cui si scusa per la sua assenza. E quindi incomincio, io direttamente. Innanzitutto vorrei dire che la professoressa Gili ed io vogliamo chiarire che questa videoconferenza è solo un piccolo assaggio di quelle che si dirà in altre sessioni del nostro centro e in maniera più approfondita della Porta e in Giordano Bruno. Ambedue i personaggi si schierano su Sofia Ermetico Magica. Farò giusto a titolo di ricordo una breve presentazione. E premessa. Nel secolo XV il nuovo interesse per la magia e per la natura nasce in concomitanza della traduzione in greco, in latino, dal greco in latino del Corpus Hermeticum di Marsilio Ficino, che vediamo nella prima slide, pubblicata nel 1463 su ordine di Cosimo de' Medici a Firenze. Il corpus, formato da 14 opere, è una raccolta nata tra il secondo e il quarto secolo d.C. e sistemata tra il sesto e il nono secolo. Ma tutti questi libretti furono copiati per la prima volta dal monaco bizantino Michele Psello. Il Corpus Hermeticum in realtà è un insieme di scritti su temi religiosi, cosmologici, legate all'alchimia e alla magia, e che all'inizio fu creduta, appartenuta addirittura all'Antico Egitto. Queste opere furono attribuite ad Hermes Ermete Trismegisto, cioè Trismegistos, quindi il tre volte sommo, personaggio mitico creduto addirittura contemporaneo o anteriore a Mosè. Essi combinano elementi neoplatonici, concetti ricavati dal cristianesimo, dottrine magico-teurgiche e forme di gnosi mistico-magica. Il manoscritto greco che vedete a sinistra che l'aveva scoperta a Costantinopoli durante un viaggio nel 1459, 6 anni dopo la distruzione di Costantinopoli e quindi la fine dell'impero romano d'Oriente. Questo testo, tradotto in latino, qui vediamo la seconda immagine, appunto, che è quella di edizione di Marsilio Ficino, fu tradotto lo stesso anno da Tommaso Benci, cioè quelle che noi vediamo alla terza immagine, la terza immagine, dove però l'edizione, che non è del 1471, ma piuttosto di circa un'ottantina d'anni dopo, ed ebbe una grandissima, larghissima diffusione. Nel Rinascimento, sul substrato colto di dottrina, si incardinò la riflessione speculativa magico-astrologica alchemica, arricchita da idee derivanti dalla Cabala ebraica. In realtà, tutto sommato, possiamo dire che nel Rinascimento si sviluppa a Firenze ispirando anche letterati e artisti, la stessa Primavera di Botticelli è di ascendenza neoplatonica. L'altra, aristotelica, il cui maggior rappresentante fu Pomponazzi, si sviluppò soprattutto all'Università di Padova. Ma torniamo al corpus. In questo coacervo di questi opuscoli è che il Ficino chiamò Poimandres. Ricorderete che Platone immaginava l'universo formato dal mondo reale dove viviamo e da un mondo iperuranio, la realtà. Ma le idee dell'iperuranio non stanno in ordine sparso. Sono abitate piuttosto governate dall'idea di bene.
Ma che cos'è il bene? Si pone il problema, si domanda nell'Enneadi il fondatore del neoplatonismo Plotino nel III secolo. Il bene non è unità, perché niente è più semplice dell'uno. E l'uno naturalmente è solo e quindi è infinito. Egli si contempla e nel contemplarsi si sdoppia in un soggetto contemplante e un oggetto contemplato, cioè l'intelletto. L'emanazione avviene per una sorta di autocontemplazione che è soltanto la conseguenza del traboccare dell'uno. L'uno esce da sé per un processo necessario ed eterno di emanazione, una sorta di energia per sovrabbondanza di essere. Egli, nell'emanarsi, si concretizza, diventa materia. Diremmo, in termini moderni, che l'energia si trasforma in materia, formando l'universo, e l'universo, quando sarà distrutto, tornerà a lui in movimento circolare. La riflessione logica cristiana dei primi secoli, pur adozialmente queste istanze, sostituiva al concetto di emanazione quello di generazione, che per definizione implica il concetto di amore, ovvero Dio Padre genera eternamente Dio Figlio nell'amore che si chiama proprio Spirito Santo. Ma Dio a sua volta rende concreto e quindi materializza il suo amore divino, creando l'universo e il mondo. Per questo motivo la anima mundi. E l'uomo, nel suo piccolo, costituisce un microcosmo che contiene lo stesso ordine dell'universo che è appunto il macrocosmo. Essi sono in assoluta corrispondenza perché appartengono allo stesso ordine divino. E questo su quanto unico ma mundi. A questo punto, ecco, vediamo cosa dice Marsilio Ficino a proposito proprio dell'anima mundi. Questo è il più grande di tutti i miracoli della natura. Tutte le altre, ma un'anima è di tutte le cose assieme. Perciò essa può giustamente essere chiamato il centro della natura, il termine mediano di tutte le cose, il volto di tutto e copula dell'universo. A questo punto si pone il problema: chi è il mago? Il mago è il sapiente, che per elezione divina o perché dotato di particolari capacità intellettive, conosce i legami tra il macrocosmo e il microcosmo, simpatia o antipatia. Questi rapporti si chiamano legami, vincula. Fin qui niente di male. Tuttavia, il concetto di magia nel Rinascimento concrezioni accumulate nei secoli. Nell'introdurre il De Magia, Giordano Bruno è di mago. Magia naturale o bianca è un'arte cerimoniale o nera. Nella prima definizione di magia, l'operatore mago svela i miracoli, cioè ciò che è miraculum, perché ne conosce i vincula e quindi è uno scienziato che spiega i fenomeni naturali. Nella seconda definizione, c'è cioè la morte che invoca le intelligenze occulte con preghiere, consacrazioni,
fumi, sacrifici e con specifici abiti e cerimonie utilizzando farmaci e pozioni. Questa è la magia del popolino, la magia dei disperati, magia desperatorum. In conclusione, secondo la filosofia ermetica, la magia è prima di tutto un'arte divina che consiste nel prendere contatto all'anima universale, ovvero l'energia di cui abbiamo parlato prima e che pervade l'universo con cui il mago è sintonizzato, e consiste proprio nelle forze spirituali invisibili che sono nello spazio. Questo spiega anche la signatura rerum, cioè la teoria della segnatura di cui parlerà il professor Maggi nella videoconferenza del 15 luglio. Vorrei soffermarmi un attimo sul frontespizio del Macrocosmi Historia Induos Tractatus Divisa di Robert Fludd del 1617, che è una summa della concezione ermetico-magica. Questo frontespizio rappresenta la cosiddetta catena aurea di Omero, tesa tra Dio, che voi vedete in alto, Yahweh, e la natura verginale, che ha un piede sulla terra e un piede l'altro piede nell'acqua. E dalle sue mammelle ci sono il Sole e la Luna, da cui nasce appunto la fecondità della terra. Un'altra catena si stende invece tra la natura e la scimmia, che rappresenta le facoltà intellettuali e le abilità tecniche dell'uomo, con cui cerca di imitare la natura, che è l'elemento di mediazione tra Dio e l'uomo, tra spirito divino e creazione universale. Perché la scimmia? Perché la parola scimmia in latino è simia, quindi è somiglianza. Assomiglianza, quindi simulare, quindi l'uomo non fa altro che simulare la natura attraverso l'arte. In queste coordinate culturali si possono spiegare tutte le opere di Della Porta e di Giordano Bruno. Il giovane ambizioso Della Porta nel 1558 ha 23 anni e pubblica un'opera che aveva cominciato a stendere 8 anni prima. Sive de Miraculis Rerum Naturalium in 4 libri. E osa dedicare, figlio dell'imperatore Carlo V, e gliela consegna personalmente, grazie ai buoni uffici del padre, noto alla corte spagnola come armatore di navi e fornitore, forse addirittura, di una parte della flotta di Carlo V. Fin dall'inizio Della Porta chiarisce la sua posizione. Questo libro invece producono gli effetti meravigliosi. La magia la dividono in due parti. L'una chiamano infame, come sporca e imbrattata di spiriti immondi, di commerci, di demoni, la quale è aborrita da tutti i buoni. Ma a noi, e quindi quella diciamo prima come magia nera, ma a noi, quindi la magia bianca, non pare veramente altro che sia la magia che una contemplazione della natura, perché considerando i moti dei cieli, delle stelle, degli elementi e delle loro trasmutazioni, così degli animali, delle piante, dei minerali, dei loro nascimenti secreti, che tutta la nostra scienza viene a scoprirsi dal volto della natura. Tuttavia, nella prima edizione del 1558, fece uno scivolone che gli costò sia un processo da parte dell'Inquisizione, da cui si salvò con lievi pene canoniche, grazie ai buoni uffici del cardinale Luigi d'Este, suo protettore, come lo fu di Torquato Tasso, ma gli costò anche di diventare un sorvegliato speciale dell'Inquisizione per tutto il resto della vita. Di cosa si tratta? Nel capitolo 26 del secondo libro dedica un paragrafo all'unguentum lamiarum, cioè all'unguento delle streghe,
dove descrive la ricetta dell'unguento con cui le streghe si cospargevano prima di partire per il Sabba, mescolando principi naturali che producono effetti allucinogeni con riti superstiziosi. La ricetta consiste nel far bollire il grasso di bambini in un vaso di bronzo, prelevando lo strato oleoso che galleggia. Appreso il grasso dopo l'evaporazione, viene conservato combinato con appio, aconito, foglie di pioppo e ruggine, oppure pentafillo, sangue di pipistrello, solano che induce al sonno e olio a streghe che si spalmava con la Pinguedo puerorum, quindi con il grasso dei bambini. La povera donna racconta, entra in trance e lui la punzecchia sul dorso della mano, procurando piccole ferite. Quando termina l'effetto allucinogeno, la presunta maga, strega racconta di aver banchettato, ballato e di aver anche fatto l'amore con bellissimi ragazzi. Convivia, sonos, tripudia et formosorum juvenum concubitus. E quando il nostro le mostra le ferite sul dorso della mano per dimostrarle che non si era mai spostata da quel posto, lei lo nega in maniera assoluta. Pertinaciter resistit magis. Hanno ragione entrambi. Oggettivamente e fisicamente lei non si era mai spostata, ma soggettivamente, sotto gli effetti degli allucinogeni, realmente aveva partecipato al Sabba. Questo episodio, riprodotto in tutte le successive ristampe in quattro libri fino al 1589, scompare nelle successive edizioni in 20 libri. Intanto, 9 anni prima, nel 1580, appena dopo l'assoluzione del Tribunale dell'Inquisizione, che sarebbe durato questo processo intorno, finito in c'è un testo, il Baudin lo accusava appunto in questo testo, che è il De Monomanie de Saussure, in maniera ormai calunniosa come mago benefico. Egli si difende nella introduzione alla prima edizione del 1589 dicendo che aveva solo trascritto quello che era stato enunciato nel Malleus Maleficarum di Cramer e Sprenger del 1487, una sorta di manuale di inquisitori per identificare le streghe e che era stata poi a una sua vanteria giovanile. Se interessa, anche per curiosità, potete consultare il nostro sito nel settore biblioteca virtuale, dove potete trovare la magia naturale nelle diverse ristampe, sia latine che italiane. Ma di cosa si tratta nel Trattato della Magia in 20 libri? Dopo aver fatto la sua professione di fede nella filosofia ermetico-magica, citando Ermete Trismegisto, i gimnosofisti ed altri sapienti, le altre materie che costituiscono una vera e propria enciclopedia. Egli, ecco, su alcuni di questi libri divennero successivamente trattati autonomi, come quello sulla calamita e sulla criptologia, dove ne approfondisce alcuni aspetti. Si parla della polarizzazione della calamita, della bussola, e accenna alla cosiddetta sospensione cardanica che permette di mantenere la bussola ferma nonostante le oscillazioni della nave, soluzione trovata in quegli anni appunto da Girolamo Cardano. Si parla di agricoltura, dove propone innesti di piante per ottenere nuovi prodotti, o delle virtù delle erbe medicinali, i cosiddetti semplici, i famosi giardini dei semplici. Ma tratta anche di cosmesi, tra cui si può apprendere come ottenere la pelle sempre bianca, morbida e liscia, o togliere le verruche e i porri dal corpo, o eliminare i cattivi odori dalle ascelle, o addirittura come ricostruire la verginità.
altri argomenti curiosi o come potenziare la memoria. Anche la criptologia è oggetto di magia, dove descrive tra le altre tecniche di comunicazione cifrata anche il precursore del linguaggio Morse visivo, però questo, ottenuto con le fiaccole. Viene enunciato essere, tra virgolette, piegata attraverso un tubo da cui possono partire delle, ad esempio, istanze diverse. Tratta anche di profumeria, dove inventa nuove ricette ottenute con alambicchi di sua invenzione. Non manca nemmeno la siderurgia con la a ottenere. E per tali motivi molti alchimisti lo ricercavano solo e che lo ricercavano si sono rovinati. Ma altre mutazioni tipiche dell'arte alchemica non sono fenomeni ultraterreni, ma piuttosto assolutamente naturali. E descrive anche i fuochi artificiali, tra cui pietre in un involucro al posto della palla intera di pietra, si ottenevano risultati devastanti sui nemici. Lo stesso principio usato dagli americani nella guerra del Vietnam con le cosiddette bombe a grappolo che venivano fatte esplodere all'altezza di 500 metri per colpire qualsiasi cosa si trovasse nel giro di pochi chilometri. Si occupa anche di ricette culinarie come ad esempio ottenere nello stesso tempo polli mezzo fritti e mezzo bolliti, oppure come ridurre o far scomparire l'ubriachezza in poco tempo, ma tratta anche di come falsificare le perle e i gioielli sia nei colori che nella materia. Ci sarebbero tante altre curiosità, ma mi fermo qui, lasciando approfondimenti nelle prossime videoconferenze. Grazie, passo la parola alla professoressa Giri. Il 500 è un periodo in cui la magia è una parola di molti significati come oggi, però io direi che in tutto il Rinascimento noi abbiamo una tendenza a standardizzare, diciamo, alcuni significati perché le letture sono le stesse per tutti e anche le esperienze di vita, tra l'altro esperienze di vita molto sconvolgenti perché nel Rinascimento prima di tutto c'è questa nuova cosa che è stata per l'appunto presentata da professor Paolella, che è l'ermetismo, cioè praticamente una religione che in un primo momento si presenta interna alla religione cattolica, non proprio interna, ma insomma una di quelle deviazioni che non suscitano però quello che avevano suscitato i Catari, per esempio. Quindi, tanto che il ritratto di Ermete Trismegisto sul pavimento del Duomo di Siena, per cui evidentemente questa visione che portava una grande, radicale differenza, io trovo, nella narrazione biblica, cioè l'uomo Adamo, diciamo, l'Adamo di Ermete è un uomo gioioso a cui viene affidato il compito di dare nome alle cose ed era bello. Così si presenta alla visione generale, che poi era stato anche il modo con cui l'aveva presentato Plotino, dando molta importanza a questo atteggiamento positivo con cui Dio guarda l'uomo, ben diverso da quello che i cattolici ben conoscono, il paradiso terrestre e la cacciata. Questo atteggiamento io reputo che sia molto importante nel Rinascimento per capire questa forma entusiastica che poi diventa, anche grazie alla presenza di grandissimi artisti, che poi diventa una fabbrica di bellezza in Italia e in Europa, generando e moltiplicando ancora di più questo entusiasmo che veniva anche dall'ermetismo, ma anche dai successi che mano a mano c'erano nelle scienze, dalla stampa a caratteri mobili, dalle conquiste delle Americhe e così via. Quindi tutto questo è un atteggiamento
espansivo e molto importante. Troviamo, attraverso personaggi come Giordano Bruno, ma anche Della Porta, due configurazioni, per esempio, che ci danno modo di muoverci in questa direzione per capire meglio il percorso della magia in questo periodo. Abbiamo visto la figura di uno scienziato, ora invece vediamo Giordano Bruno, che a me sembra che soprattutto nel campo della magia si dimostra effettivamente un grande filosofo e, come ho scritto nella presentazione di questo libro di Bruno Mago, un autore da cui possiamo prendere veramente molto. Questa trilogia che io gli ho dedicato è una trilogia in stile popolare, diceva Kant, cioè praticamente in uno stile fatto apposta per farsi leggere da tutti, anche senza impegno, senza dover, non proprio senza impegno, ma senza dover dedicare qualche anno allo studio di un testo, come sono in generale i testi di filosofia, per ambientarli nel loro ambiente. Questi tre libri prendono tre argomenti centrali in cui per me vive proprio lo spirito del Rinascimento, e che sarebbero il primo dedicato al teatro, all'importanza della comunicazione che fa sì che il miele, cioè una ragione più armonica, debba stare insieme alla rigidità della fila dell'Aragosta per avere un sapere completo, un sapere che ragiona bene e che crea scienza contemporanea e capace di grandi cose, ma anche la ragione dei sentimenti. La ragione dei sentimenti oramai non è più il peso del corpo che ci trascina all'inferno, ma è invece una delle componenti della razionalità dell'uomo. Quindi è molto importante questa visione che noi vediamo bene nel teatro di Bruno, che è proprio una spiegazione per tutti, tanto che è ambientata su un palcoscenico che in effetti ha ancora attualità oggi. Il secondo invece è il presentarsi nel Cinquecento di una figura di politico moderno, il politico intellettuale, il politico che dà dei consigli generali, che si presenta nelle corti per discutere alla pari con i re e gli aristocratici. Una figura più simile forse a un parlamentare di oggi, a un ambasciatore di oggi sempre, non di ieri. Cioè una figura che ha un peso, non è soltanto un messaggero da un re a un altro. E poi questo di oggi, cioè per l'appunto Bruno Mago. Perché bisogna intendersi? Cioè questo lavoro di Bruno è sicuramente un lavoro filosofico che nelle opere in latino, che sono quasi tutte, tranne i dialoghi e il candelaio, tutte quante le altre sono opere latine. Queste opere latine lui si dirige ai dotti, e ai dotti dà una dottrina così difficile che noi oggi forse possiamo capire meglio, perché noi oggi non riteniamo che la ragione sia semplicemente Aristotele o la logica deduttiva o il sillogismo o anche Platone e il suo mondo. Noi oggi sappiamo bene che tante volte apprendiamo molto al cinema, dai letterati, dalle arti, dalle belle arti in genere, dalle visite di studio. Quindi noi oggi abbiamo una visione molto diversa, ma che invece Bruno sia stato capace di capire che l'uomo vive anche di arte e di bellezza, bene, questa è una cosa che è lo spirito del Rinascimento, e lo stesso Bruno in parte contribuisce a crearla, in parte la eredita ovviamente dal mondo all'invece. Quindi noi troviamo una nuova logica, per esempio, in questa opera che si chiama De Umbris Idearum, cioè un lavoro di logica che si intitola come qualcosa che viene dalle ombre. Allora, le ombre delle idee sono un concetto moderno perché non vedono la verità che si staglia nel nulla. Dice Bruno, se la luce si staglia nel nulla, noi restiamo abbacinati e non vediamo proprio nulla. Ci copriamo un attimo gli occhi e cerchiamo di recuperare un po' d'ombra. Gli occhi umani sono fatti per vedere una luce insieme ad un'ombra, e la difficoltà del sapere umano sta nel fare il confine,
perché non è semplice capire dove posso arrivare e dove invece è meglio fermarsi, perché non ci sarà risposta a certe domande. Bene, questa concezione è abbastanza complicata, è chiaro, leggete il De Umbris Chiaro, questa è una delle tante edizioni che sono state fatte, io però vi consiglio, forse piuttosto non ho trovato la figura, quella di Madama, che spiega bene con tutto un corredo di note ben fatto rispetto alle altre. Allora, dicevo, tutta questa concezione così complessa, cioè che la conoscenza umana non deve eccedere i suoi limiti, perché la sua capacità di rispondere sta proprio nel tenersi all'interno di una giusta misura di luce e ombre, lui dice con questa frase, Giordano, con la chiave e con le ombre. Badate che lui non dice con la luce e con le ombre, dice con la chiave e con le ombre, perché l'uomo nella sua mente ha la chiave. È chiaro, per ricevere la parola divina che gli arriva attraverso le cose. Però questa chiave, che è quindi una visione complessa, non è semplicemente luce, è chiaro, ha bisogno sempre delle ombre. Ora, faccio notare, sono 28 caratteri. Oggi si parla di 144 caratteri di Twitter e sapete bene come siano pochi quelli che li sanno usare bene e spesso invece si dicono stupidaggini, perché 144 caratteri non bastano a una persona normale per esprimere dei concetti con equilibrio, sono più latrati, urli, e infatti poi questo sono nella concretezza quasi sempre. Allora, lui ci riesce con 28 caratteri a scrivere praticamente il senso di una intera filosofia, cosa che vi potrei anche dimostrare, però credetemi sulla parola perché ci vorrebbe parecchio tempo. Allora, questo praticamente è un motto che si incide con la stessa capacità di un'immagine. Si può ricordare sempre, come ci ricordiamo sempre di aver visto una cosa che abbiamo davanti, così ci ricordiamo sempre un verso di una poesia, oppure anche una frase quando essa è scritta in una maniera ben fatta. Questa è un'altra grandissima lezione che lui dà al mondo di oggi. Ecco perché vi dicevo, è molto innovativo e noi, capendo Giordano Bruno, possiamo veramente addirittura capire delle cose in più sulla nostra vita e sul nostro mondo, dopo tanti secoli e con tanto sviluppo di pensiero, che spesso ha aggiunto una serie di elementi rendendo più comprensibile, trasformando anche delle cose che il Rinascimento ci ha dato in modo complesso. Io dico il Rinascimento perché Giordano Bruno, vivendo lì questi 50 anni che gli toccarono di vita, ovviamente, e leggendo moltissimo, ha assorbito quello che era nell'area del tempo. Tante cose sono addirittura parafrasi di altre. Vedete, qui ci troviamo davanti a un cerchio, ma anche prima abbiamo visto un altro cerchio. Solo che lì tutte le immagini di contorno del cerchio erano dei simboli arcani o numerici, cioè dei numeri magici. Qui invece con Bruno c'è proprio un sistema, lui cerca proprio di sviluppare una macchina del pensare, un sistema di logica, macchina del pensare che in effetti incomincia a porre i primi passi poco dopo la sua morte, cioè nello stesso 600 in cui lui muore, ma muore a febbraio del primo anno, quindi non si può dire che abbia vissuto il 600. Allora, questo tipo di visione compresa nel suo vero senso da un filosofo di cui forse avrete sentito parlare, Schelling, il filosofo dell'arte dell'Ottocento, che con Hegel e Fichte rappresenta l'idealismo tedesco anche dai banchi di scuola. Quindi se avete fatto filosofia, l'esistenza di Schelling la sapete. Schelling con Jacobi furono i personaggi che recuperarono alcune opere di Bruno e soprattutto lo sdoganarono, no? Come si dice oggi in politica, fecero sì che se ne potesse continuare, ricominciare a parlare in pubblico, mentre sino allora, soprattutto non a caso Schelling in paesi protestanti, nei paesi cattolici i libri di Bruno se li trovavano li bruciavano, come avevano bruciato lui, e questi roghi si erano ripetuti diverse volte, per cui
non era semplice parlare di Bruno, anche chi sicuramente l'ha letto non lo nomina mai, e questo rende un po' difficile poi capire quanto sia stato preso direttamente da Bruno e quanto invece sia stato poi rielaborato. Per esempio Spinoza è sicuramente un autore vicinissimo a Bruno, anche se per esempio proprio Spinoza è difficile credere che l'abbia letto, però non si può dire perché, come sapete, scrivendo in latino ci si intende sempre in tutta Europa, come oggi con l'inglese. Allora, lui che cosa disse Schelling? Disse: Bruno ci ha insegnato a capire che noi capiamo le cose nello specchio. Perché quello che noi vediamo nello specchio, che cos'è? È sicuramente il nostro riflesso. È la cosa più identica a noi che possiamo vedere, no? Quindi, nello specchio siamo noi, non c'è modo di sbagliare. Però siamo noi, io che mi guardo nello specchio, mi guardo perché, non so, mi pettino, cerco di farmi più carina, mi metto qualche cosa per evidenziare qualche aspetto, coprire un difetto. Allora, io nello specchio cosa vedo? Vedo me stessa, ma cerco di vedermi con gli occhi degli altri e con le possibilità. Allora, io praticamente nello specchio vedo il mio mondo, non soltanto me stessa e la mia parte. Quindi, da un certo punto di vista è la cosa più identica a me che io posso mai vedere, ma da un altro punto di vista è la cosa più diversa, perché io non ho la possibilità di vedermi da solo se non c'è lo specchio. Allora, questo cosa vuol dire? Luce, ombre. Chiave, la chiave che cos'è? È saper vedere, per esempio, come è meglio truccarmi per godere di qualche miglioramento, cosa evitare. Allora, la chiave è questo giudizio che io do di me stesso nello specchio. Ecco, dice Bruno, in effetti Schelling lo sottolinea, l'immagine dello specchio è classica in filosofia e nell'arte, però Schelling mette molte pagine a descrivere questa necessità nostra di vedere le cose in uno specchio, dice Schelling. Oggi forse diciamo fermandole, fotografandole. Ecco, noi oggi abbiamo anche la parola. Fotografandole. Quando non riusciamo a capire una cosa, facciamo una fotografia e piano piano entriamo nella scena e vediamo meglio tutti i particolari. Ed è là che noi ci accorgiamo veramente di tante cose. Perché fermiamo il mondo, come è necessario per l'intelletto per capire le cose per bene, fermando il mondo noi siamo capaci di approfondire. Allora, vedete bene che lo specchio è proprio il punto di passaggio, diciamo, tra il presente e il futuro che noi potremmo anche voler scrivere. Questo che cosa vuol dire? Vedete, io vi cito Popper, vi cito in un certo modo, in modo non chiaro, Wittgenstein e altri autori, cioè in pratica vuol dire che noi dobbiamo accettare nella conoscenza un forte ruolo dell'immaginazione, perché è solo l'immaginazione che ci consente di vederci noi, di riconoscerci, di migliorarci, come è possibile anche conoscere le cose. Quando noi conosciamo le cose abbiamo sempre una serie di pregiudizi che ci aiutano a capire da un lato, ma che dall'altra parte ci fanno anche fare degli errori. Ecco, vedete quante riflessioni sulla conoscenza possono venire da questi semplici elementi, perché in realtà non sono semplici proprio per niente, ma sono invece una descrizione lenta e soprattutto fatta di gradini di una serie di elementi che sono tipici di una conoscenza che ora cresce. Perché? Perché dopo secoli di aristotelismo Giordano Bruno ha fatto una critica fortissima alla dottrina peripatetica che, ricordatevi bene, essendo nata nel 400 prima di Cristo, ai tempi di Bruno ha un millennio quasi sulle spalle. Per cui ha fatto il suo ruolo e ha sviluppato tutte le sue possibilità. È un momento di crisi, di cambiamento di era. E questo è appunto quello che si doveva fare. Vedete, nell'esperienza di tutti quanti c'è Alice. Non so voi che senso avete dato a questa andata al di là dello specchio. Questi sono disegni dell'opera originale, della prima opera di Lewis Carroll,
e vedete sopra questa bambina che attraversa lo specchio. Ora, quando attraversa lo specchio, vedete, lei ha vicino due immagini della regina, cioè questi non sono più due pezzi degli scacchi, ma sono già il suo fantasticare sui pezzi degli scacchi, come hanno fatto tanti bambini, anch'io l'ho fatto, per sceneggiare, diciamo, su un teatrino ideale qualche idea che passava per la mente. Allora, quando si va, poi, effettivamente, come lei va al di là dello specchio, succede una cosa molto strana, perché i personaggi sono strani. C'è una ragina nera, come questa qui, che sta qua vicino, non so se è nero o bianca, ma insomma, francamente, in condizioni proprio deprecabili, una regina pezzente, direi, che addirittura chiede aiuto ad Alice. Ma in tante altre, questa è la regina che invece urla tagliati la testa a tutte le persone che sono in giro. Quindi è una despota eccezionale, arrogante come mai. Allora, questo succede perché? Perché quando si passa al di là dello specchio, cioè se voi date pieno ruolo all'immaginazione, se voi vi immergete completamente nell'immaginazione, vi succede quello che è successo a Don Chisciotte: perdersi dietro a una battaglia inutile con i mulini a vento, perché tutto sommato non c'era nessun cavaliere da uccidere, ma soltanto delle macchine che non gli avrebbero fatto male. Allora, come vi dicevo, in questa situazione, come si esce da questa situazione? Che badate bene, la nostra. Perché la situazione di Don Chisciotte era quella di uno che nel Cinquecento leggeva così tanti libri che aveva un po' perso l'orizzonte. Ma noi siamo circondati da immagini virtuali, perché la televisione, il cinema, il cellulare oramai sono un altro mondo in cui viviamo anche con molta scioltezza. Però non si deve sbagliare e confondersi tra i due mondi. Come si fa? Ecco, lo dice Ovetto Bombolo, Humpty Dumpty, a Alice, vedete quest'ultimo pezzo, la risposta è che devi diventare maestro, questo è tutto, va bene? Devi diventare, come, perché la ragazzina gli aveva chiesto, ma come faccio io a capire se una parola è usata in un significato o in un altro, quando una stessa parola ha tanti significati? E lui risponde, beh, devi studiare. Basta che tu sai e non sbaglierai. Ed è questa anche l'unica risposta che vale la pena di dare al discorso del virtuale, perché virtuale, come sapete, è quella che un attimo fa ho chiamato possibilità. E il mondo della possibilità è quello che ci apre tutto il nostro mondo di uomini. Quello che ci differenzia dai nostri amatissimi cani e gatti è un mondo dell'uomo in cui è proprio il linguaggio che ha compiuto la grande rivoluzione dell'uomo. Allora, grazie al linguaggio, cioè con una comunicazione che loro avrebbero detto emanazione. Ecco, poco fa il professore Paolella vi ha ricordato questo senso dell'emanazione che c'è in Plotino, quindi inutile perdere tempo. Però Plotino è conosciutissimo da tutti i doti del Cinquecento. Ed è praticamente un'altra parola per dire comunicazione, però in senso molto nobile, perché in questa concezione della comunicazione, così come loro la vedono, il protagonista è Dio che parla all'uomo, la natura che parla all'uomo, cioè una parola autorevole che l'uomo deve ascoltare, non se la deve inventare, perché è questa parola autorevole che poi ti manda alla pandemia. È chiaro, ci sono una serie di elementi alla morte a ciascuno di noi, le disgrazie, le malattie, il fato, è chiaro, è questa vicissitudine universale, questo eterno cambiare delle cose che porta inevitabilmente con sé il passaggio dalla sanità alla malattia, dalla vita alla morte. Però è come dalla luce al buio, se si sa vedere e si sa interpretare ogni momento, noi siamo soltanto al punto in cui noi capiamo l'infinito finito, questo rapporto misterioso che ognuno di noi sente in sé, tanto che credo che anima, spirito, io, sono parole che tutti quanti sappiamo essere infinite, non le possiamo neanche definire, però come si coniugano poi anima, spirito, io?
con il mondo reale attraverso il mondo finito dei vestiti, degli oggetti, degli acquisti, della solitudine, della malattia. Questo mistero finito e infinito che tutti quanti l'anno scorso abbiamo molto commentato parlando della siepe di Leopardi è chiaro nella magia di un messo. Uso apposta questa parola per dirvi che questo è il senso veramente universale per tutti. È l'inspiegabile. E l'inspiegabile in ogni modo, in ogni maniera, l'uomo se l'è sempre trovato davanti. Noi continuiamo a conoscere cose, ma ci sono sempre dei recessi in cui c'è l'inspiegabile che si esprime alle volte proprio in un verso molto meglio che in altre cose. Allora questa magia è la protagonista sicura di Giordano. Della Porta è piuttosto uno scienziato, vedete che l'ho sottolineato alla fine della pagina, perché questa è la differenza radicale che c'è nei due modi. Mentre Della Porta, avete visto, fa una serie di scoperte, se avete letto i suoi indici, una serie di attenzioni proprio da scienziato che poi rendono molto vivace il suo pensiero nelle altre conferenze che avete sentito, sia quella su Monte Nuovo, su quella dei cosmetici e l'altra sulla fisionomia, avete visto che in effetti è tanto divertente perché ci sono delle cose che in un modo o nell'altro si collegano direttamente a cose che fanno anche parte della nostra vita. Però non è questo l'argomento di Bruno. Lui avrebbe collocato tutto questo nel De Magia Matematica, che è tutto quello che bisogna sapere. Avete sentito l'aconito e le altre cose che bisogna mettere per ottenere certi risultati. Tutta la magia, anche dei maghi, degli alchimisti, degli astrologi, si basa su delle competenze profonde e reali che sono state poi quelle raccolte dalle scienze. Quindi il De Magia Matematica è il luogo degli strumenti del sapere. È il primo dei tre manoscritti che sono l'ultima opera di Bruno, non ancora edita, è stata pubblicata nel 1891, che sarebbe tre secoli esatti, dopo che erano stati composti. Quindi il Novecento è stato il primo a godere di questa cosa, perché Bertrando Spaventa volle che fossero tradotte, però anche proprio messe insieme questi manoscritti che ovviamente bisognava riprendere e ordinare. E il De Magia Matematica è tutto questo, quindi se andate a guardare, riflettete un attimo fa ascoltando, è molto diverso, perché non si pone questo tipo di problemi come appunto problemi concreti, risposte concrete. Sono più che altro una serie di elenchi, moltissimi elenchi, che dicono tutte le cose su cui bisogna procurarsi una serie di notizie per capire come servirsene nella magia che si vuole fare, nella magia matematica, che, dice Bruno, non è sempre buona. La magia nera, se c'è, è nella magia matematica, perché essendo un sapere strumentale, può essere usata a fini buoni e a fini cattivi, mentre questo non è possibile per le altre due parti della magia. Però dice anche Bruno, aritmetica, matematica, medicina, geometria, queste non sono mai sicuramente magia nera. Quindi tutti gli elementi proprio riconoscendo, vedete che l'alchimia qua non c'è, perché l'alchimia invece era poi la produttrice di veleni e l'astronomia era la produttrice delle varie astrologie, ma anche dei portafortuna, come si chiamano? Moro meno la parola. Però quegli oggetti che uno porta con sé per avere fortuna, che venivano costruiti anche dai maghi. Io penso che anche Bruno ne avrà fatto qualcuno, perché erano la maggior richiesta, come sempre, da parte delle persone. Chi vive del proprio lavoro, troppo le volte, si piega, però non era quello che lui riteneva giusto fare. La vera magia per lui è soprattutto quella delle tesis di magia, che è la magia che lui definisce teurgica, cioè praticamente proprio quella che va un po' a tirare le somme del mondo, e quindi io direi che la possiamo tradurre abbastanza
facilmente, però con un termine moderno, con un significato moderno, metafisica, è la metafisica. Naturalmente non è questa la metafisica della filosofia, e anche Bruno non usa la parola metafisica, però invece usa queste tesi di magia proprio per indagare questa magia teurgica, perché l'uomo, io credo, sempre e dovunque ha bisogno di rendersi conto, di avere un punto di vista, di avere una prospettiva, una parola che, a cui Bruno dà un significato molto particolare. Addirittura lui cita, come dice Giordano, con la chiave, con le ombre, così ha dato definizione di tantissimi artisti, e poi ce n'è uno di cui dice tapes e la prospettiva. Uno è attratto dalla parola prospettiva perché è una parola che naturalmente ha avuto molta importanza, soprattutto nel 400-500, ricordate che hanno fatto il credo della Francesca e tanti altri, per cui è diventato un altro modo di disegnare e di fare quadri soprattutto d'insieme. Allora, il percorso della magia teurgica è un percorso che risolve questo problema, perché risponde a queste domande generali, però nel campo della magia, cioè in un campo in cui non si è arrivati a una definizione di scienza, perché la parte scientifica, abbiamo detto, è nel De Magia Matematica. Qui sono un po' le deduzioni che si possono trarre da tutto questo sulla base del De Magia Naturali. Ecco perché ho messo quello in rosso. De Magia Naturali. Perché? Perché il De Magia Naturali è praticamente la trattazione della sensazione, della sensibilità, di questo conoscere attraverso i sensi, attraverso la scoperta del Cinquecento. Ricordate Michelangelo, Raffaello e tutto il resto. È chiaro, la scoperta dei sensi come fruitori, come fornitori di una conoscenza specifica, che è la conoscenza del bello. È chiaro, il bello si presenta come conoscenza, la parola estetica, oggi lo sapete, vuol dire soprattutto teoria del bello, ma per i greci è teoria della sensazione. È chiaro? Quindi scoprire che i nostri sensi ci danno le parole di Dio. Noi come facciamo a capire il mondo? Perché ogni giorno ci arrivano nuove sensazioni. E cosa sono queste sensazioni? Sono le parole di Dio o natura, è chiaro, di questa grande, di questo grande mondo a cui apparteniamo anche noi, di cui siamo fatti, e che ci si svela attraverso queste sensazioni. Quindi, essendo le parole divine, noi non possiamo dubitare delle sensazioni. Dobbiamo andare oltre. Se una cosa ci sembra assurda, dobbiamo porre un problema e vedere come si risolve. È chiaro, ma non certamente negare che c'è il problema. Chiaro. Vedete che questa, per esempio, è una lezione grandissima che si ripresenta ogni volta, perché gli uomini sono pigri e la cosa che vogliono è lavorare il meno possibile. Per cui non far conto della sensazione vuol dire poter pensare che tutto sia eterno e che quindi non dobbiamo imparare ogni volta tutto, come sapete, che però purtroppo non è. Noi dobbiamo imparare ogni volta tutto. Ecco la bellezza. La magia sensibile mostra all'uomo, io direi, la teofania, cioè il cantare la bellezza di Dio. Ricordate Metastasio, dovunque il guardio giro, immenso Dio ti vede. Ecco, sono parole che noi apprendiamo ogni giorno e dobbiamo avere la pazienza di metterci ogni volta a pensare. Non certamente fissare con la religione una dottrina che deve rimanere eterna addirittura nei millenni senza mai cambiare, e se per caso le cose non tornano si trova subito un bel capro espiatorio, cioè le streghe, a cui fare tutte le cose. E vi volevo ricordare, un attimo fa si è parlato del Malleus Maleficarum, perché ovviamente Bruno ha fatto la stessa fine delle streghe, per cui il pensiero corre subito là, ovviamente. Allora, quando fu pubblicato il Malleus Maleficarum, si era nel 1487. Ora è lo stesso anno in cui non si discussero, qua c'è un non evento. Un evento, la pubblicazione del libro, un non evento. La non discussione delle tesi di Pico della Mirandola, un nome che sicuramente avete sentito. Queste tesi dimostravano la somiglianza di tutte le religioni.
e quindi con ciò praticamente erano contro la religione cattolica, che si chiamava cattolica perché era l'unica riconosciuta da tutti quanti. Allora il fatto del Pico della Mirandola poi purtroppo fu, si è visto che nei resti c'era arsenico, fu ucciso prima dei 30 anni. Quindi, e pensate che a quel tempo aveva scritto questa grande opera in cui si vedeva già che tutte le religioni hanno una serie di elementi comuni che sono dimostrazione del fatto che c'è una specie di religione universale. Allora, vi dico solo questo perché vedo che ho fatto un attimino tardi, visto che, come diceva l'amico Paolella, in effetti faremo delle altre cose, non mancherà tempo di continuare il discorso. Però vi voglio far vedere questa figura, perché questa vi dimostra la verità della frase che vi ho detto prima, immenso Dio ti vedo, eccetera. Cioè, se noi vogliamo capire qualcosa del mondo, dobbiamo essere capaci di collegare infinito e finito in questo modo. Il mondo infinito, se noi lo guardiamo in una certa luce, ponendo qui, per esempio, non soltanto il sole, ma anche un occhio capace di vedere le cose, tutto ciò si ridurrebbe in un cono d'ombra, ed è qua il punto dove voi potete capire qualcosa. Quando il cono d'ombra si è fatto a livello di un singolo uomo, di una singola mente, che si cimenta con la complessità del mondo, senza essere Dio, Dio potrebbe capire tutto. Noi no. Allora, meglio fare domande giuste, fare domande adeguate a questo. Perché se io dico, allora io vi definisco il mondo, vabbè. Cioè, oggi noi diciamo, forse servirebbe riaprire i manicomi. Invece, diciamo, i filosofi hanno fatto spesso questo tipo di operazione e le discussioni sono state proprio tante, e questo è stato l'errore. Ecco perché la filosofia è una bella cosa, però bisogna esserne maestri. Oh, non si può fare alla sempre son, come si dice. Allora, qui in pratica noi abbiamo una serie, vedete, il cerchio intorno a questa immagine magica è fatto di simboli. Questi simboli sono tutti quanti definiti a pie di libro. E uno, per esempio, è Giordano della Camera nelle ombre, l'altro è Tapes e la prospettiva. Tapes, mi sono dimenticato di dirlo, vuol dire prospettiva. Quindi è una prospettiva al quadrato quella che ci serve per capire il mondo. Va bene? Se ci sembra che tutto sia perso, se un attimo ritorniamo su quello che abbiamo visto e cerchiamo di vedere le cose da un'altra prospettiva, improvvisamente ci accorgiamo che possiamo anche procedere. Allora, in quest'opera, di cui quindi a questo punto vi parlerò più diffusamente in un'altra occasione, in cui vedremo comparire in questo Le ombre delle idee l'intera concezione di Bruno. Quindi è utile perché ci fa capire tutto in breve. Come dicevo prima, l'essenziale. Lui ha una retorica dell'essenziale, cioè ci insegna come fare a costruire discorsi brevi, in modo che poi, se ognuno di queste conclusioni brevi noi le mettiamo intorno al cono d'ombra, è chiaro? Le combinazioni di queste risposte brevi fa molta confusione, ovviamente, però a furia di esercitarsi giorno dopo giorno, perché la macchina del pensiero di Bruno è una macchina del pensiero fatta sulla capacità di rendere la memoria un serpentello velocissimo, un serpentello d'acqua che riesce a andare dovunque e a capire il mondo senza morire. Allora, lui scrive 30 intenzioni e 30 idee. Queste 30 intenzioni sarebbero 30 prospettive che derivano da una riflessione abbastanza semplice, da un elemento di esperienza, da una sensazione, e guardando meglio noi ci rendiamo conto di che cosa vuol dire quella cosa, e quindi arricchiamo le sensazioni che noi abbiamo fatto. Dopo un po' di ragionamento ci affiniamo dal punto di vista del pensiero e vediamo comparire anche idee o concetti, cioè o cose che sono vere di per sé, non possiamo dubitare di alcune cose, idee, oppure concetti, cioè
una serie di ragionamenti che abbiamo fatto e che a un certo punto ci troviamo già con una verità fatta. Tutto questo si basa su questi pochi principi che vi ho detto, che vi ho scritto qui. Silenzio e fiducia sono indispensabili per incominciare il lavoro e quindi riacquistare un animo ingenuo, anche se per caso lo si è perso. Si deve andare nel labirinto e studiare assolutamente tutto, però attenzione ad evitare l'ombra di morte, è l'intenzione 2, quindi proprio all'inizio, l'ombra di morte, lo scetticismo, il nichilismo e l'ombra di luce, perché si sottovaluta il rischio. Così, se si sta attenti e si procede attraverso le 30 intenzioni e le 30 idee, noi arriveremo a veder comparire il nachlib, il fantasma. Non sono... Allora, eccolo qua il fantasma. Una romana che si presenta al parto di Anna. Quindi questo qua sarebbe Giovanni Battista. Quindi l'arte ha questa grande caratteristica di centrare lo sguardo nel fantasma. Forse avrete già visto quest'opera di Ghirlandaio e comunque tante altre volte vi siete trovati di fronte a opere in cui qualche significato vi è un po' sfuggito. Ecco, qui vuol dire l'eternità del tempo, l'eternità delle cose. Nessuno di noi donne ha partorito in un simile scenario, però tante cose invece restano uguali. E quindi tante volte un cenno del volto, una presenza, vedete queste tre donne che facce diverse che hanno, è chiaro, tante piccole cose vi possono suscitare una serie di pensieri che realizzano proprio quell'intersecarsi che abbiamo visto intorno all'immagine del mondo e del suo cono d'ombra. Quindi nella vita l'importante è questo, vivere nel presente, perché il chiaroscuro necessariamente si fa di ombre e di luci e l'infinito diventa essenziale componendo, dividendo, astraendo. Questo è solo uno dei tanti consigli pratici che Bruno ci fa per conquistare la retorica dell'essenziale, cioè la capacità di intendere la vita e di procedere. Purtroppo non vi voglio ulteriormente caricare di cose, però una cosa ve la devo dire, non so precisamente dov'è, quindi ve la dico lo stesso. L'importante è che alla fine di questo discorso noi riusciamo a comporre questo quadro. Avete visto il quadro? Il quadro è uno, ma poi domani se ne fa un altro, dopodomani un altro, poi ancora un altro. Allora la metafisica deve avere questo tipo di ritmo, deve adeguarsi alla nostra vita per essere in grado di reggere una visione unitaria. Non può pretendere, non siamo Dio, quindi non possiamo creare il mondo e poi pensare che il mondo vada sulle nostre direttive. Questi sono strumenti, le leggi della natura sono strumenti, ma come sapete le abbiamo cambiate tante volte nel corso dei millenni. Neanche quelle sono eterne, perché si sviluppano sempre meglio, tanto che ora addirittura la materia si è disciolta in un flusso di energia, questo all'inizio del Novecento, in un flusso di energia. E oggi invece addirittura pare che sia la mente a governare tutto il processo da cui nasce tutto, il bosone di Higgs in fondo dice questo. Quindi la candida rosa che alla fine si formerà è composta in larga parte di immaginazione, però bisogna essere maestri del linguaggio, perché sennò si rischia di dire veramente tante sciocchezze. E questo è quello che Bruno dice e poi aggiunge, vedete, nell'idea prima veramente, perché la candida rosa, diciamo, dico io, cioè un quadro ben disegnato, è l'ultima, la trentesima. Invece però lui dice alla 27, se puoi tentare un'altra via, tentala. Cioè vedete, è lui stesso che non è un dogma. Sa di aver fatto un grande sforzo e di aver scritto una cosa veramente importante. Pensate, queste cose qui sono modernissime, no? Tutte le cose che vi ho detto, e ce ne sono tante altre. È chiaro? Però purtroppo appunto nel 600 non erano in molti a capire queste cose, ma ce n'erano parecchi. Infatti sono loro che poi hanno raccolto i libri di Bruno, li hanno portati in giro per l'Europa e oggi sono una nostra ricchezza, ma è una ricchezza viva. È chiaro, non si può pensare di indagare Bruno filologicamente. Sì, ha detto tante bellissime
tanti bellissimi rapporti, però l'importante è capire che si tratta soltanto di un momento nella storia che poi continuerà con altri discorsi. Allora, con ciò vi saluto e corro un po' perché, come avete sentito, c'è qualcuno alla porta. Buonasera a tutti.